Ad un certo punto il tuo cammino si è dovuto interrompere. Anche questa sarebbe una storia estremamente lunga, però va riunita e sintetizzata negli ultimi eventi, che poi sono quelli di dominio pubblico, e che tensioni riacuitesi tra la Fondazione Scout Mondiale e il Comitato Scout Mondiale avevano portato a una difficile relazione tra le due organizzazioni, rappresentate dai loro organi di governo. E casualmente, appunto, nella congiuntura volle che in questa fase di riacutizzarsi di tensioni tra l'organizzazione Fondazione Scout Mondiale e l'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, il presidente esecutivo, non quello presidente onorifico, no? Onorario, che è il re di Svezia, ma il presidente esecutivo della fondazione, era allo stesso tempo il presidente dei Boy Scouts of America. Questo è un elemento di concentrazione di poteri, secondo me anche di conflitto di interessi notevole, sul quale peraltro non ci fu e non ci poteva essere dibattito, considerando che i Boy Scouts of America sono i più importanti contribuenti e una voce estremamente pesante all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout. C'è anche da dire, siamo nel novembre del 2006, che l'allora membro del Comitato Scout Mondiale di origine americana, Steve Fawcett, noto esploratore, innovatore dell'esplorazione, volo in solitario stratosferico con l'Aliante piuttosto che il giro del mondo su di un pallone da solo e cose, imprese di questo genere, che era un po' il suo mestiere, no? L'avventura è il mio mestiere. Appunto in quel periodo, in quella sul finire del 2006, disse che non avrebbe voluto continuare nell'incarico di membro del Comitato Scout Mondiale perché le sue attività professionali, i suoi impegni al di fuori non gli consentivano di frequentare, di partecipare nel modo in cui lui avrebbe voluto partecipare, e quindi, cioè, non potendo partecipare a un livello adeguato, preferisco dare le mie dimissioni. Ci fu un lungo dibattito su come si sarebbe dovuto sostituire questo membro del Comitato Mondiale. La Costituzione dice che è a discrezione del Comitato Mondiale. Il Comitato Mondiale poteva decidere di non sostituirlo, quindi di rimanere in 13 invece che in 14, Costituzione lo ammette, poteva decidere di sostituirlo facendo riferimento al secondo o al primo dei non eletti, no? Al primo dei non eletti alla conferenza mondiale, oppure poteva decidere, come fece, di sostituirlo con un rappresentante della stessa associazione di provenienza, Boy Scouts of America. E ci fu una discussione importante sul perché e per come, e una delle ipotesi forti era appunto di andare per il primo dei non eletti, che era un greco, e l'alternativa era che questo però avrebbe in qualche maniera, poteva essere percepito come un messaggio di sfiducia o addirittura di offesa nei confronti del membro più forte dello scoutismo mondiale, cioè dei Boy Scouts of America, e anche il contribuente economico principale, e per cui che sarebbe stato opportuno di seguire quella opzione. Devo dire che quell'opzione era stata segnalata fortemente dai Boy Scouts of America, peraltro anche indicando il nome di chi avrebbe dovuto sostituire, quindi non lasciando nemmeno molta libertà sulla scelta della denominazione. Certo, il Comitato Mondiale aveva la possibilità di seguire un'altra strada. E devo dire che io stesso, benché avessi preferito la soluzione, diciamo, democratica della nomina del primo dei non eletti, considerai che per evitare inutili tensioni era importante avere una rappresentanza nel Comitato Mondiale di qualcuno che venisse dall'organizzazione più importante, più di maggior peso, anche se
e questo è fondamentale, nel momento in cui la persona fosse stata nominata o venga nominata come membro del Comitato Mondiale, perde ogni interesse di tipo nazionale o regionale perché rappresenta soltanto il movimento. La Costituzione in questo è chiarissima. Chi è membro, in quel momento in cui viene eletto membro del Comitato Mondiale, non può più farsi carico, non deve rappresentare interessi di carattere nazionale o regionale, diventa un rappresentante del movimento. Diciamo, c'è un divieto di mandato imperativo. C'è un divieto di mandato imperativo, definiamo così. Quindi ci troviamo in una situazione in cui Steve Fawcett viene sostituito con accordo, cioè con una normale decisione del Comitato Mondiale, che ne ha la facoltà in base alla Costituzione, viene sostituito da un altro membro proveniente dalla stessa organizzazione, che però era stato indicato da quell'organizzazione il nome di Wayne Perry. Quindi il comitato rimane di 14 persone e questo c'è un comitato che funziona. Quindi ci abbiamo un momento di tensione per diverse ragioni, estremamente difficile riuscire a descrivere nei dettagli, di tensione tra la Fondazione Mondiale e il Comitato Mondiale. Abbiamo una coincidenza di potere nella direzione, presidenza della Fondazione e nella presidenza di Boy Scouts of America nella stessa persona. Abbiamo la sostituzione di Steve Fawcett con altro membro con le stesse origini nel Comitato Mondiale. Questo avviene appunto sul finire del 2006 e nel 2007, alla prima riunione, si arriva anche ad un reincontro, cioè un lavoro tra il presidente Herman Hui e il presidente di Boy Scouts of America Rick Ronk, cioè un lavoro e una riunione in cui si fa la pace, no? Si stringe la mano e dice: ok, abbiamo superato queste difficoltà, le identifichiamo, le abbiamo superate, non ne parliamo più, lavoriamo da buoni amici per ricostituire quello che è importante, una buona relazione tra questa organizzazione che serve per finanziare l'Organizzazione Mondiale e l'Organizzazione Mondiale medesima. Siamo nel 2007. Però evidentemente ci sono delle altre cose che continuano a muoversi nel sottobosco. E tra l'altro c'è anche, secondo me non significativo, ma poi assumerà maggiore significato nel corso degli eventi, gli svedesi stavano preparando i loro Jamboree, che poi Jamboree Mondiale, che non il loro Jamboree, il Jamboree Mondiale, che poi avrà luogo nel 2011, e insistevano per non usare il marchio mondiale. Volevano usare la loro interpretazione, ma noi avevamo fatto tutto questo sforzo per questo nuovo marchio, questa immagine unitaria, anche con una sua identità di colore, eccetera, ma loro avevano deciso che doveva essere un altro colore, un'altra cosa, e quindi volevano imporre questa cosa, e ci fu anche su questo una tensione. Sembra, è una cosa apparentemente banale, però insomma, noi stavamo facendo un percorso che per noi era importante, di unitarietà di immagine, ovviamente loro sentivano che era un'imposizione sulle loro prerogative. Si arriva comunque al Jamboree Mondiale del 2007, al Jamboree del Centenario, e anche lì invece ci sono delle sorprese nei rapporti invece con l'associazione Scout britannica, che aveva organizzato il Jamboree Mondiale, secondo la Costituzione è responsabilità dell'Organizzazione Mondiale, l'esecutore del Jamboree, chi lo ospita, è in realtà responsabile degli aspetti organizzativi, però non degli aspetti programmatici e degli aspetti, diciamo, di immagine, di quello che il Jamboree rappresenta, perché è un momento fondamentale della vita del movimento Scout, per quello che dicevamo anche prima, e quindi la responsabilità del Jamboree in realtà è dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout e del Comitato Mondiale, in collaborazione naturalmente, però la responsabilità programmatica, la responsabilità dell'immagine, del messaggio che viene da quel Jamboree, è una decisione che si prende all'interno del Comitato Mondiale.
il 1° di agosto ricorre il centenario dell'organizzazione del movimento scout, e quindi ci sta questo momento della promessa, del rinnovo della promessa, che era stato preso come programma fondamentale, e si celebra una parte di questa cerimonia, una al campo centrale a Jamboree e una sull'isola di Brownson, cioè sull'isola dove per la prima volta è stato compiuto l'esperimento scout con i 20 ragazzi con Baden Powell. Quindi è lì, nello stesso luogo, che si rinnova la promessa che andrà in Mondovisione per un accordo preso tra l'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout e la BBC, tra l'altro, che l'avrebbe lanciato, che lanciato, ha lanciato questa. Che sorpresa quando al momento della promessa, del rinnovo della promessa, si scopre il simbolo dello scoutismo ed è quello dell'associazione inglese, non è quello dell'organizzazione del movimento scout mondiale. Questa cosa ovviamente ha creato di nuovo delle tensioni, delle proteste, dei confronti con il comitato mondiale, il quale veramente non era molto contento di questa cosa. Questo è una serie di altri episodi che poi sono venuti anche a galla e che molte organizzazioni, tra cui quelle italiane, hanno commentato, tipo una eccessiva commercializzazione dello spazio del Jamboree, una serie di questioni di gestione, appunto, una serie di questioni che spesso vengono comunque in tutti i Jamboree, però ci sono una serie di elementi, quindi li dico perché aggiungono elementi di tensione per quello che succede dopo. Al Jamboree, cosa che naturalmente io assolutamente non ho conoscenza, c'è una riunione più o meno segreta tra un certo numero di persone che cercano di si riuniscono per la prima volta per identificare una strategia per affermare la loro visione nei confronti del Comitato Scout Mondiale e prendere alcuni provvedimenti nei confronti del segretario generale, che dal loro punto di vista era promotore di certe decisioni del Comitato Scout Mondiale e quindi del segretario generale che promotore. Vengo informato dal responsabile esecutivo degli scout dell'Associazione Scout Britannica che ci sono difficoltà relative alla governance. Dico, siete mai Jamboree, però benissimo, appena possibile, subito dopo, quando sarà un momento, ci incontriamo, mi spiegate così. E faccio parlare di questo al mio al vice segretario generale, che allora era, che era anche il direttore del Dipartimento, diciamo, di Amministrazione e Finanze, persona a cui avevo concesso tutta la fiducia e che consideravo persona assolutamente leale, no? E vicina. E quindi gli dico, sempre per cortesia, cerca di capire cosa si tratta. Dice, beh, abbiamo risolto, che poi se ne parlerà in seguito, adesso nel tempo e cerchiamo. Ci sono una serie di tensioni di cose, però questa cosa non passa. La storia poi però ci insegna, queste sono cose che sono scritte ormai su web, è stato discusso ampiamente, eccetera, ci insegna che dopo quella riunione in realtà è stata programmata un'altra riunione, dopo questa riunione al Jamboree, in realtà si è organizzato un piano per cui ci sarà un'altra riunione a Pattaya, o Pattaya, in Thailandia, un noto resort turistico thailandese, dove viene proprio organizzato letteralmente un'operazione di quello che io ho chiamato un golpe, no? Cioè viene organizzata la congiura, quindi i congiurati si riuniscono a Pattaya per stabilire il percorso per arrivare ad una eliminazione del segretario generale, in realtà di forzare, di ottenere dal Comitato Mondiale, che è l'unico che ne aveva la facoltà, la fuoriuscita del segretario generale, appunto, che viene identificato come l'elemento problematico. Questa riunione avviene in ottobre, quindi siamo tra il Jamboree che è in agosto, ci sta una riunione nel frattempo del Comitato Scout Mondiale dove si discute una serie di altre cose, ci sono una serie di momenti di tensione importanti, normali, di discussione, di proposte che alcuni amano, alcuni non amano, che però poi vengono votate, vengono approvate o vengono comunque decise di proseguire ad un passo successivo di approfondimento. C'è una serie di vari elementi, adesso non posso tediarvi oltre con dettagli, però fondamentalmente c'è un ambiente di tensione, però c'è un forte appoggio
sulle scelte che vengono fatte sicuramente dalla maggioranza, dall'insieme del Comitato Mondiale, non c'è opposizione, non essendoci opposizione c'è consenso, e quindi anche scelte messe un po' in discussione, per esempio quello di finalmente acquisire una sede mondiale di proprietà invece di continuare a pagare l'affitto per 30 anni per essere in maniera del tutto inefficiente, no? È una cosa che dà fastidio perché è una proposta che non è stata discussa prima, cioè tutta una serie di... Comunque sa il fatto che diverse proposte che vengono discusse in quell'occasione vengono accolte dal Comitato Mondiale formalmente e anzi con un documento riproposte per passaggi successivi di approfondimento, come è normale quando ci sono dei dubbi, di approfondire ulteriormente. Però non ci saranno molti più approfondimenti perché appunto nella riunione di Pattaya i congiurati, in riunione segreta, che poi alla fine piano piano queste cose si vengono a sapere, decidono un percorso, decidono una strategia, la strategia del golpe. La strategia del golpe prevede la produzione di una lettera aperta al Comitato Mondiale, fatta firmare da quante più organizzazioni possibili, il cui testo viene preparato da uno dei congiurati e che fondamentalmente dice che ci sono dei problemi di governance, dice che ci sono degli elementi di poca trasparenza, fa una serie di osservazioni, di dubbi, di concerns, di preoccupazioni, esprime una serie di preoccupazioni. Il testo comunque poi viene sottoscritto prima da 6 organizzazioni, poi credo arrivi fino a, raccogliendo 3 firme, arriva fino a 13 firme a un certo punto, di organizzazioni, peraltro non credo che abbiano deciso la firma molto democraticamente perché le firme sono cresciute rapidamente da un giorno all'altro, non credo che siano state consultate le organizzazioni internazionali e organizzazioni nazionali. Sta di fatto comunque la strategia prevede, la strategia dei congiurati prevede 3 lettere. Una lettera aperta, cosiddetta, rivolta al Comitato Scout Mondiale con delle osservazioni, con delle preoccupazioni espresse a cui chiedono un'urgente risposta. Pesante, però pur sempre senza indicare delle soluzioni, una lettera seguita in qualche maniera nel tempo da una lettera della Fondazione Scout Mondiale, che ribadisca più o meno le stesse cose, ma con dei toni un attimo più forti, e poi una lettera inviata dai Boy Scouts of America, in cui invece chiede la soluzione. E queste 3 lettere si vengono effettivamente realizzate e pubblicate nel giro di 3-4 giorni tutte insieme, nella sequenza prevista. Cioè c'è un piano preciso. In questo piano preciso la botta inaspettata, o diciamo a quel punto già prevedibile, però che si pensava di dimensione diversa, è... I Boy Scouts of America considerano sbagliate tutta una serie di cose, lanciano una serie di fango su una serie di operazioni, appunto come il voler costituire una sede mondiale, addirittura attaccano il fatto che nel centenario il Comitato Mondiale abbia voluto realizzare un congresso scientifico sullo scoutismo, dice che sono spreco di denaro e cose di questo tipo, e attribuendo ovviamente tutte queste decisioni al management, mentre invece erano tutte decisioni, peraltro quella del congresso scientifico è una decisione della conferenza scout mondiale, però dicendo queste non ci piacciono e quindi la responsabilità di queste è tutta quanta del segretario generale, quindi o se ne va il segretario generale, fino a quando non se ne sarà andato, noi non pagheremo più le nostre quote, e siccome sappiamo che la conseguenza di non pagare potrebbe essere anche quella di essere espulsi dal movimento, siamo pronti ad uscire dal movimento e comunque a costituire le nostre, insomma, di avere un nostro percorso. Non paghiamo più fino a quando non se ne va il segretario generale, nella persona di Eduardo Missoni. E questa lettera viene ricevuta dal Comitato Scout Mondiale il Comitato Scout Mondiale comincia a riunirsi, tra l'altro una parte eravamo a Tokyo, la conferenza asiatica, altri erano a casa loro, quindi a distanza, teleconferenze, cercando di riunirci, la storia lì è molto lunga. Sta di fatto che però si arriva a
a dire dobbiamo dare una risposta di comitato a questa, a questa, a questa, a questa operazione, e si decide di farne una sola invece di rispondere alle tre lettere, ma di rispondere soltanto alla lettera aperta, dove c'erano i massimi concerns, le massime preoccupazioni, e quindi in quel modo si stava di fatto rispondendo alle altre. Questa è stata una scelta. Sottolineo che la lettera inviata dai Boy Scouts of America è firmata in qualità di commissario internazionale dei Boy Scouts of America da un membro del Comitato Mondiale. Cioè questo nel contesto di un paese alto tradimento e colpo di Stato. Come se, come se ci fosse un'opposizione interna, come se si rivoltasse un organo contro se stesso, almeno una parte di un organo. Certo, è un rappresentante formale dell'organo di governo che attacca il resto del governo imponendo le sue condizioni. Questo in un linguaggio internazionale si chiama colpo di Stato. Visto che qui non è uno Stato, è un golpe e basta. Cioè, e dovrebbe la prima mossa, probabilmente, la prima, diciamo, la mossa conseguente e automatica dal punto di vista costituzionale era mettere al di fuori della Costituzione, dichiarare incostituzionale questo passaggio, perché la Costituzione, lo ricordavamo prima, è esplicita nel dire che ogni singolo membro del Comitato Mondiale non può essere espressione di interessi nazionali o regionali. Quindi se tu, un membro del Comitato Mondiale, firma una carta intestata ad una organizzazione nazionale e sottoscrivendola nella qualità di quell'organizzazione, sta rinunciando al suo mandato, si sta ponendo al di fuori dell'organizzazione e sta attaccando violentemente l'organo di governo. Questo il Comitato Mondiale sempre attento, cioè vediamo come possiamo gestire questa cosa, perché si voleva fino all'ultimo momento si è sempre voluto recuperare. Che possibilità c'è di dialogo? Che possibilità c'è di poter recuperare, almeno considerando che allo stesso tempo c'era l'attacco, a quello stesso momento la lettera della fondazione indicava, non in maniera esplicita, ma individualmente, diciamo sul piano informale, lo esplicitava, che non avrebbe più dato una lira alle stesse condizioni. Quindi ci troviamo in una situazione in cui l'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout si trova da un giorno all'altro con un blocco, diciamo, del circa 50-60% dei propri fondi, del proprio budget. Operazione che non poteva essere programmata meglio dal loro punto di vista, perché avviene all'inizio dell'anno fiscale, dell'anno finanziario dell'organizzazione, che inizia ad ottobre, quando le casse sono vuote, perché le quote di associazione associativa vengono pagate a quel punto, si è consumato il budget. E sapendo bene che tradizionalmente le associazioni più forti, tra cui le Boy Scouts of America, sono quelle che pagano per prime, proprio per tamponare, diciamo, i tempi più lenti delle organizzazioni che hanno maggiori difficoltà, nello spirito giusto di solidarietà di un'organizzazione come quella Scout. Quindi questo, c'è una crisi politica, c'è una crisi finanziaria gravissima e il Comitato Mondiale cerca di rispondere. Il Comitato Mondiale decide un lavoro partecipativo, anche a distanza, di rispondere punto per punto alla lettera. C'erano diverse opinioni, diverse, però alla fine si decide di decidere punto per punto alla lettera e si produce una lettera di risposta a quell'attacco, in particolare alla lettera aperta, perché comprendeva tutti i punti ed era meno... era più diplomatico, diciamo, rispondere a tutti attraverso la risposta ai punti, piuttosto che a far finta di niente, non era possibile far finta di niente. Allo stesso tempo, però, quella lettera aperta che era firmata dai Boy Scouts of America, dai britannici, dagli svedesi e da un certo numero di altre organizzazioni, che poi hanno curato molto di avere molte delle associazioni asiatiche, perché hanno più membri individuali, quindi in quel modo potevano far valere che rappresentavano più scout, è un artificio. Comunque sia, la lettera aperta in realtà non condannava e non prendeva posizione rispetto all'espulsione o al colpo, eccetera, eccetera. Era un'espressione di preoccupazione. Però la comunicazione, questo meccanismo, questo stratagemma delle tre lettere faceva sì che nel discorso dicevano, sono tutti d'accordo con l'azione dei Boy Scouts of America,
E quindi il comitato dice rispondiamo a quella lettera rispondendo ai punti della lettera terza. Il problema qual è? Che il comitato produce questa. Premesso che il comitato non aveva espulso il colpista principale, cioè il commissario internazionale dei Boy Scouts of America, e lo faceva partecipare nel ragionamento, cioè il governo continuava a collaborare col golpista per trovare la risposta al golpe, cioè era una situazione veramente ridicola sul piano di qualunque politica internazionale, paradossale. E ovviamente questo permetteva al leader del golpe di partecipare nel dialogo e di intervenire per dire ma guardate sta dicendo un sacco di stupidaggini, dando indicazioni su come si sarebbe dovuto comportare. Dunque è stata prestata una risposta, alla quale naturalmente lui non ha voluto partecipare, ma una risposta collettiva è stata costruita una lettera. Il problema è che a un certo punto è stato poi dato un mandato al presidente Herman Hoovy, presidente del Comitato Scout Mondiale, di inviare questa lettera di risposta. Questa lettera non è mai partita, perché il presidente del Comitato Scout Mondiale, benché fosse assolutamente convinto di dare una risposta, benché avesse sempre ripetuto troveremo una soluzione, sapremo difenderci, questo è un attacco barbaro e quant'altro, a un certo punto ha ceduto ed è semplicemente pensato di non far nulla. Si è isolato, è diventato irraggiungibile. Questo periodo, questo è durato 25 giorni, un mese, questo periodo, fino a quando la mia opinione nei confronti del comitato è guardate, io come manager vi dico una cosa, che ogni volta che c'è una crisi, le regole aziendali vogliono che l'organizzazione immediatamente offra tutti gli elementi trasparentemente di quello che sta succedendo all'azionariato, agli associati o che sia, cioè la crisi a risposta, crisis management, vuole che si faccia immediatamente trasparente, si comunichi agli azionisti o chi sono i soci, no? La situazione in modo che si possa dimostrare di averla sotto controllo. Invece l'indicazione fa no, non facciamo niente. Dice ma comunico, no, non comunicare nulla. Ovviamente, essendo io un esecutivo, non potevo fare nulla. E presi la decisione però molto tempo dopo, che la pressione cominciava ad essere molto elevata, fece la circolare 33 del 2007, la trovate sulla rete, e che esponeva i fatti, la sequenza dei fatti. Qui chiunque avrebbe inteso dalla sequenza dei fatti che c'era una crisi con una situazione obiettiva. E chiedevo a gran voce, non avendo indicazioni, tu sei, certo io ero l'oggetto se vogliamo del contendere, cioè io ero il capo espiatorio di un attacco, però non era stato fatto un attacco a me personalmente, era stato fatto un attacco al Comitato Mondiale chiedendo come soluzione la mia fuoriuscita. Il Comitato Mondiale risolveva la soluzione o cacciandomi o altre strategie. Poteva convocare, per esempio, una conferenza mondiale straordinaria. Se non è straordinario quel momento, quando si convocano le conferenze straordinarie? No, non ci sono i soldi, non si può convocare, poi non verrebbe nessuno. Insomma, la discussione era difficile, perché oggettivamente non c'erano nemmeno i soldi, cioè queste operazioni anche costano. E cominciamo a calcolare quanto potevamo sopravvivere, ed era una questione prima di mesi, poi di un mese, cioè c'è stata anche lì una serie di molto complessa la storia. Comunque sta di fatto che a un certo punto io devo avere indicazioni, non possiamo non sapere come muoverci, l'organo deve decidere, io ho questa doppia funzione di essere membro del Comitato Mondiale, ma anche di essere il CEO, il Chief Executive Officer del segretariato, che non può rimanere con le mani in mano. Quindi esigo una riunione del Comitato Mondiale, possiamo approfittare della nuova conferenza regionale che è quella araba, cioè, lì ci siamo già diversi noi, quindi già sono presenti, gli altri possono venire in maniera straordinaria, facciamo almeno una riunione straordinaria del Comitato Mondiale, fin dei conti sono 14 persone, naturalmente uno non sarebbe venuto, questo era già evidente in partenza, no, e si dilatano i tempi. A un certo punto qualcosa succede perché si comincia a dire sì, ok, si può fare, si fa. A quel punto era chiaro che già erano state che c'era già la soluzione in mano, e la soluzione in mano è che io me ne sarei dovuto andare.
la cosa curiosa è che anche quanti erano assolutamente convinti che bisognava resistere sono caduti uno a uno e hanno considerato a un certo punto che a sentire alle richieste dei golpisti tutto sommato era la maniera più adeguata per andare avanti. Ci sarebbero state molte altre strategie, la più complicata forse sul piano logistico, convocare una conferenza scout mondiale straordinaria, ma si poteva far mancare il numero legale alla riunione, si poteva prendere una decisione e dimostrare il dissenso dando immediatamente dimissioni in blocco, cioè c'erano diverse maniere per rivendicare quantomeno, dice ok, pragmaticamente dobbiamo accedere a questo, però poi diamo la dimissione per mostrare il dissenso, quindi lascia un'organizzazione che comunque deve ripensare se stessa. Nessuna di queste misure sono successe. Quello che è successo invece, che immediatamente è stato individuato il secondo capo espiatorio in Hermann Hui, quindi nel presidente del Comitato Scout Mondiale, è stato accusato che è tutta colpa sua per non aver reagito, per non aver preso decisioni, per non aver mandato la lettera che aveva mandato di mandare. Per cui ormai fuori scena io, si arriverà a una riunione in cui gli viene praticamente chiesto di andarsene e lui alla successiva riunione del Comitato Mondiale dà le dimissioni. Però io credo che è una figura nobile tutto sommato, è una figura nobile perché Hermann Hui arrivato al punto dalle dimissioni riconosce di aver sbagliato, chiede scusa, riconosce di aver sbagliato, riconosce di non poter rimanere in quel ruolo per aver sbagliato e quindi dà le dimissioni. Ed è il momento, uno dei momenti belli di questa storia è che io poi incontro Hermann Hui e lui mi chiede scusa e insieme ci abbracciamo e diciamo siamo fratelli comunque, perché non c'è niente di più nobile di riconoscere i propri errori e di non insistere nell'errore, no? E quindi purtroppo agli occhi pubblici la figura è stata naturalmente, appunto, il fango serve anche questo, serve a colpire gli errori, però invece per me rimane una figura nobile di questa storia, di questa storiaccia. Questa è più o meno la sequenza dei fatti, in realtà poi porta appunto a delle continuità e dei problemi che fino ad oggi non sono risolti. Non sono risolti perché fino a quando un'organizzazione non riconosce gli errori della propria storia, quell'organizzazione non ha credibilità,